Vincenzo D'Agostino ci chiede i modi per salvare la Serie A di quest'anno, perché siamo arrivati alla terza giornata. Ragazzi, e già qua già un casino. Beh, io abbiamo dico che partite, modo... nulla, partite assegnate a tavolino, una squadra che è diventata un focolaio, casi vari, di la ebbene, pausa nazionale che ha appunto un po' da, ebbene sarà Tavolino, sarà proprio Tavolino a salvare la Serie A forse. Il bomber. Il bomberone. No, nel senso che probabilmente più là si andrà, più c'è probabilità che succedano ancora casi di questo tipo, o come non so, un Genoa con un sacco di giocatori positivi, una marea. Io devo dire che sono perplesso da una cosa, che si sia deciso di fare una Serie A a formula piena, girone unico, 20 squadre, quando sai che la stagione avrà questi problemi, è già contingentata, c'è un europeo a fine anno, si spera, che ti dà un limite di tempo oltre cui non puoi andare. Perché non dici, vabbè ragazzi, quest'anno è un anno così, è andata così, non possiamo farci nulla, facciamo due gironi da 10, le partite sono di meno, e poi facciamo sti benedetti playoff. È vero, scontenti sempre qualcuno eccetera, però piuttosto che avere il casino di non poter, cioè datti più flessibilità per recuperare le partite, per evitare assegnazioni a tavolino, o ti per... porti dietro poi i giocatori della primavera, come effettivamente potrà succedere, capito? Se non hai abbastanza giocatori, appunto, secondo me tutto questo lo diciamo già proprio all'inizio dell'emergenza, in un modo o nell'altro ci dovrebbe portare un po' a riflettere e a riconfigurare come sono strutturate le stagioni calcistiche, perché adesso stiamo giocando troppe partite l'anno. Sì, però forse lo potremmo fare a partire dal prossimo, lo potranno fare a partire ormai, dal prossimo sì, anno. Perché ormai è stato stabilito così. Poi no, certo, ma anche più che altro per vedere cosa succederà quest'anno. Insomma, ragazzi, da marzo 2020 è un po' il nostro nuovo anno zero. E quindi c'è da vedere nel giro di un anno cosa succederà, quali saranno le conseguenze, ci sono un po' di variabili da tenere sott'occhio, e poi dopo magari, capito, con una stagione di rodaggio vedere come sarà andata. Sì, e poi tirare però diciamo che era un problema che già c'era prima, perché ci ricordiamo, sono lontanissime nel tempo, l'anno scorso, novembre, dicembre, polemiche del Liverpool, Coppa del Mondo per club, FA Cup, tutto eccetera. A un certo punto questa cosa ha solo esasperato un problema di cui già si parlava. Quindi si poteva anche provare a prendere l'occasione subito al balzo, invece di dire, boh, aspettiamo, vediamo, proviamo a farla. Forse però è un po' troppo complessa la cosa, da poterla gestire in tempi così, così veloci. Nel senso, è una serie di competizioni da gestire, dal punto di vista logistico anche, non so. Ma sì, appunto, cioè se tu dividi, fai due gironi da 10, non hai squadre da escludere. Quindi è da dire, ok, riduciamo la d'amblè, riduciamo a 18, scontenti delle squadre, ricorsi e quant'altro. Dici, no, teniamo 20 squadre, ma quest'anno in via eccezionale, visto che sono prevedibili problemi, perché non prevedibili, perché sennò non avresti avuto il protocollo. Abbiamo l'europeo a fine stagione. Comunque ci troviamo in una situazione che ci obbliga, ma a un certo punto ci permette anche di provare a riragionare, a fare degli esperimenti. Che se lo fai in un anno normale magari è più sollevi più polemiche. Quindi, se lo fai nell'anno del Covid dici, ragazzi, dovevamo provarla. Ci provi.